Sì, allora sì, abbiamo ricostruito un po' la situazione che è iniziata davanti al Nazareno, quando i giornalisti hanno chiesto a Marcucci, ma Conte è un premier terzo espressione dei 5 Stelle, e lui ha detto dei 5 Stelle. Quindi lo schema Conte premier e Di Maio vice è possibile? E lui ha detto no, è impossibile. Arrivato qua, diciamo, con gli stessi interlocutori ha un po' ammorbidito i toni dicendo mi avete storto quella dichiarazione, nessun veto. Ma com'è? Per poi Scusate, ma è un ribadire suo tweet. all'ingresso comunque. Cioè, Ecco, io ho no, ricostruito, questa è la scusa, storia, cos'è la stiamo cosa? ricostruendo. Cos'è che gli è stato estorto? Sì. Il no a Di Maio? No. Aspetta, aspetta. No, No, è impossibile. il no è impossibile Di Maio? L'impossibilità. Sì. Qui ha ammorbidito un po' qua dicendo noi preferiremmo un solo vicepremier, lo schema 2 per noi non andrebbe bene, e l'altra cosa che ha detto è rispetto all'ingresso di Zingaretti nel governo, che conferma il no per ora. Allora, qui però, non essendoci la possibilità di uno scambio di persona, è lo stesso Andrea Marcucci, se torniamo appena è possibile, ecco, e c'è anche la cosiddetta spunta, no? Blu, è evidente che stiamo parlando dello stesso Andrea Marcucci, fra l'altro la fotografia lo ritrae, se non vedo male, a un giorno da pecora o cose di questo genere, è giusto, nulla resterà impunito e Di Maio non può pensare di fare il vicepresidente del nuovo governo e resta ancora immutato quella che immagino sia appunto un errore di battitura, Goiverno, se non è un messaggio subliminale. Vabbè, comunque in ogni caso.